Buongiorno a tutti e benvenuti alla lezione di chimica in cui vi parlerò di grandezze fisiche intensive e grandezze fisiche estensive. Le grandezze fisiche, che descrivono le proprietà della materia possono sostanzialmente essere di due tipi. Le possiamo suddividere in grandezze fisiche intensive, che sono quelle che non dipendono dall'estensione del campione di materia preso in considerazione, dalle grandezze estensive un qualcosa di diverso, che sono quelle grandezze che invece dipendono dall'estensione del campione che prendiamo in considerazione. Facciamo degli esempi. La densità è una tipica grandezza intensiva, in quanto la densità, ad esempio, dell'acqua del lago ammonta a circa 1 grammo ogni millilitro di acqua. Ma se noi tirassimo fuori una gocciolina dal lago, appunto di acqua, anche quest'ultima avrebbe sempre come densità 1 grammo ogni millilitro. Quindi la densità dell'acqua non dipende da quanta acqua prendo, non dipende dall'estensione del campione di acqua che prendiamo in considerazione. Anche la temperatura è una grandezza intensiva perché non dipende dalla grandezza del campione preso in considerazione. Immaginiamoci di prendere in mano una pietra e immaginiamoci che questa pietra sia stata scaldata ad una certa temperatura, a 40 gradi centigradi. Se noi spaccassimo la pietra in due pietre più piccole, ogni frammento avrebbe comunque sempre una temperatura di 40 gradi centigradi. La temperatura non viene divisa in due. Perciò la temperatura non dipende da quanta quantità di campione viene preso in considerazione e viene categorizzata come grandezza intensiva. Stessa cosa vale per la pressione e il peso specifico. Tutt'altra faccenda riguarda il peso, la massa, il volume, che sono invece delle grandezze estensive. Queste ultime dipendono da quanta è l'estensione del campione di materia che prendiamo in considerazione. Facciamo subito un esempio concreto. Se io prendessi una pietra di massa 1 kg e la spaccassi in due, i due frammenti non avrebbero più massa di 1 kg ciascuno, ma di meno, magari mezzo chilo l'uno, mezzo chilo l'altro. Quindi la massa dipende dalla grandezza, dall'estensione del mio campione di materia che sto considerando. Stessa cosa per il volume. Se io prendessi una pietra il cui volume è 1 litro e la spaccassi in due, non otterrei altre due pietre di volume pari a 1 litro, ma probabilmente mezzo litro, mezzo litro. Quindi anche il volume dipende dalla grandezza, dall'estensione del mio campione. Stessa cosa per l'area. Se io prendessi un foglio, ad esempio, di carta come campione e iniziassi a chiedermi: ma l'area è una grandezza estensiva o intensiva? La risposta è estensiva. Un metro quadrato di foglio, quando viene tagliato in due, quindi quando questo mio campione di materia costituito dal foglio viene tagliato in due, mi fa ottenere due fogli non più di 1 metro quadrato l'uno, ma di una frazione di quest'ultimo. La stessa cosa per quanto riguarda la lunghezza. Una bacchetta di 1 metro. Quindi è questo il mio campione di materia, la bacchetta di 1 metro, spaccata in due, non conserva la lunghezza. Quindi anche la lunghezza dipende dall'estensione del mio campione che prendo in considerazione. Ultima cosa riguarda l'energia. L'energia viene classificata come grandezza estensiva. Immaginiamoci di mettere dell'acqua all'interno di un lavandino, dell'acqua molto calda all'interno di un lavandino. Magari l'acqua potrebbe avere una temperatura di 70 gradi centigradi. Io so che quest'acqua è piuttosto ustionante, non devo mettere la mia mano dentro nell'acqua. Però se tirassi fuori una gocciolina
da questo lavandino, sempre di acqua a 70 gradi centigradi, e me la mettessi sul palmo della mano, mi farebbe quasi nulla. Ora, l'acqua nel lavandino, l'acqua, la gocciolina d'acqua sul palmo della mano hanno la medesima temperatura, proprietà intensiva, ma hanno un contenuto di energia completamente diverso. L'energia, proprietà, grandezza, estensiva. Nel senso che l'energia contenuta nella gocciolina di acqua con temperatura 70 gradi centigradi è molto minore rispetto all'energia contenuta in tutta l'acqua del lavandino, seppur sempre a 70 gradi centigradi. Quindi anche questa energia contenuta in un certo campione di materia, qualora io dividessi il campione di materia, starei dividendo anche l'energia. Concludendo, l'energia è, ripeto, una grandezza estensiva in quanto dipende come dall'estensione del campione preso in considerazione. Ultimissima cosa, molto spesso qualche allievo chiede se il tempo possa essere classificato come grandezza intensiva o estensiva. La risposta è semplicemente questa: il tempo non è, ahimè, una proprietà della materia e quindi non ha nessun senso classificarlo né tra le grandezze intensive né tra le grandezze estensive. Spero che questo video vi sia stato di aiuto, grazie dell'ascolto e alla prossima.